A Chiavari per rinascere, Pierno, Brosco e Tugnov partono dalla panchina dal primo minuto. Floriani, Pellacani, torna De Marco a centrocampo in attacco, Cuppone nel tridente, completato da Merola e a Cornero in panchina naturalmente sia Tomasini che Vergani. 3-5-2, Lentella, e gli attaccanti sono Fagioli e Zamparo. Fagioli, abruzzese di Penne, non ancora segnato in questo campionato, classe 2000, ex, ha giocato nella primavera della Pescara nei primi sei mesi della stagione 2018-19, assenti Santini e Di Santo per squalifica, e questo è il gol del Pescara al 21esimo minuto. C'è il lancio illuminante di Accordero, tra poco rivedremo la sponda intelligente di Merola per Cuppone, che segna così il suo quarto gol in campionato. Era tornato, aveva ritrovato il gol, la rete personale anche nel match di Coppa Italia con Latina, ha vinto 2-0 martedì scorso l'Adriatico Giovanni Cornacchia, 1-0 dunque al 21esimo. Ora siamo al 26esimo del primo tempo, qui sbaglia Aloi, si possessa del pallone Zamparo, il suo gran sinistro, forse una deviazione di un giocatore del Pescara, non di Plizzari, la traversa, salva la porta biancazzurra. Rivediamo, sì, probabilmente la deviazione era di Pellacani, che era andato in chiusura. Pellacani tornato titolare in campionato dopo l'ottima partita di Coppa con il Latina. Ancora il Lentella con Peterman, l'ex Foggia, carica, arma il sinistro, attento, reattivo il portiere biancazzurro Plizzari. Poi sul versante opposto c'è questo tentativo di Tascone, siamo già nel secondo tempo, sono state effettuate diverse sostituzioni dai due allenatori, un concentrato di emozioni nella ripresa nel finale con il colpo di testa imperioso di Corbari su calcio d'angolo di Clemenza, uno degli ex di questa partita, è entrato anch'egli nel corso della ripresa, gran colpo di testa di Corbari, aveva già segnato nell'andata dei quarti di finale sei mesi fa all'Adriatico, portando momentaneamente in vantaggio Lentella, che poi perse 2-1, e questo è il miracolo, la prodezza di Plizzari su Bonini. Plizzari di gran lunga il migliore in campo, ancora Lentella, siamo all'88esimo, palloni alti che vengono messi in mezzo e poi la traversa clamorosa colpita da Meazzi sull'intervento precedente di Plizzari, che era a terra, guardate, di controbalzo Meazzi, classe 2001, con la porta sguarnita colpisce la traversa, sfortunata Lentella, grande Plizzari sicuramente. Il gol partita, Masala è entrato al posto di Cuppone, palla per Franchini, anche egli è entrato nel corso della ripresa, di giustezza con il destro, il classe 98 che porta in vantaggio il Pescara al minuto 91, festeggiano i giocatori della Pescara insieme con i 100 tifosi arrivati dall'Abruzzo. Il gol partita 91esimo, Lentella 1 Pescara 2, dopo il momentaneo pareggio firmato da Corbari, la rete del sorpasso definitivo del Pescara realizzata da Franchini su assist di Masala, torna a flirtare col successo il Pescara. A Chiavari, Pescara batte Lentella 2-1.